a fronte di un bilancio di 4 milioni di euro, ha un costo per gli amministratori che è un costo zero. Quindi questo significa che quelli che sono gli amministratori politici nell'asca, cioè il sindaco di Rivalto Tria, il sindaco Papa, all'epoca c'ero io, sono a costo zero perché sono politici e quindi non fanno parte di un organigramma come presidenti, e quindi il costo del personale, cioè l'incidenza di quello che è il costo amministrativo del personale, è del 13%. Quindi questo significa che di 4 milioni di euro di bilancio il 70, fate il conto giusto voi, di 77%, perché in realtà sarebbe 13,29, quindi fate 100, l'87% sono servizi, cioè sono tutti soldi che vengono erogati per l'ASCA. Ovviamente molti sono vincolati, perché voi sapete che i capitoli sono fatti per anziani, per minori, per disabili, per giovani, per le famiglie nel disagio, quindi ogni capitolo ha una destinazione e quasi sempre sono vincolati. Qui ha un contributo regionale con quella destinazione. Quindi è evidente che nel momento in cui dovessero esserci dei tagli, il problema è grande, ma è grande per tutti, perché sono servizi che sono essenziali tutti nello stesso modo, perché tutte le persone che vengono lì sono persone che effettivamente hanno bisogno. Adesso perdonatemi, ma questa cosa ce l'ho nel cuore, un po' la devo dire, e cioè so che in una presentazione è stato detto che forse era ora di finirla con la politica clientelare del socio assistenziale. Lì di clientelare c'è da fare, c'è veramente ben poco, per non dire nulla, perché il problema è che sono tutti talmente in condizioni di disagio che il problema è sapere come fare per dare a tutti quelli che hanno bisogno nello stesso modo. Questo è il problema grosso. Ma ritornando a quello che è il problema dei servizi che debbano essere erogati, è indubbio che se ci sono dei tagli bisognerà fare delle operazioni. Una delle cose più importanti, immediate, che io farei nell'immediato sarebbe quello di andare a rivedere tutti i servizi, andare a rivederli in quello che è l'efficienza e l'efficacia, perché è sicuramente possibile in qualche modo mantenere il servizio nello stesso modo, ma andare a vedere se può essere erogato in un modo più economico, quindi risparmiando in qualche modo, mantenendo il servizio in quella che è la sua natura. Questo per quanto riguarda l'insieme dei servizi che devono essere erogati. Volevo dire ancora qualcosa a proposito però del concetto generale di assistenza, perché effettivamente non esistono le lobby degli anziani, non esistono le lobby dei minori, non esistono le lobby delle persone disagiate. Quindi questo fa sì che effettivamente ci voglia soltanto un'amministrazione imparziale, cioè per superare quelli che sono poi alla fine gli interessi di gruppi spesso precostituiti, e in questo caso mi riferisco anche ai partiti. Io sono felice di dire in questo momento di essere libera dai partiti, perché mi rendo conto che molto spesso ci si trova in qualche modo, non dico inguaiati, ma comunque legati da quelle che sono delle dinamiche che ti vengono in qualche maniera imposta. Ecco, un'amministrazione veramente imparziale, efficiente ed efficace è quella che può in qualche modo superare questo tipo di ostacoli e di impasse. E poi che indubbiamente vengano gli uomini di buona volontà, nel senso che sicuramente è di un'importanza vitale, come dicevo a fondo anche all'inizio, quella che è la partecipazione, la sinergia, il lavoro insieme con tutti quelli che hanno voglia di partecipare, perché è un po' come quando in un momento di crisi si deve un po' tornare, come quando, ricordo mia nonna, no? Diceva che si teneva la porta aperta in casa e se avevi bisogno di qualcosa, avevi finito il pane, avevi bisogno di un aiuto, di qualcuno che ti guardasse il bambino, suonavi al vicino e il vicino ti aiutava e si dormiva con la porta aperta. Questo è un concetto che significa che ognuno di noi, cioè se siamo in crisi non c'è niente da fare, chiunque ha voglia di partecipare ovviamente deve avere la garanzia di saper dove vanno i suoi soldi, che dà il contributo, perché oggi in Italia ci si può fidare di nessuno, ma comunque ben vengano davvero tutti quelli che sono gli interventi, il lavorare insieme, il fare insieme. Nella prima domanda ricordo c'era perché non individuare una figura delegata, accidenti.
c'era già per esempio l'incontro che avveniva una volta al mese, mi pare, come cadenza, tra i servizi socioassistenziali e i rappresentanti del volontariato. Certo che se quelle associazioni individuano una persona delegata, si fa prima, ci si sveltisce, le cose possono essere fatte magari anche più spesso, no? Perché ci si potrebbe incontrare meglio, quindi credo che sia assolutamente un'ipotesi da mettere sul piatto, mettere in atto. Ancora una cosa, perché mi ha toccato in tutti questi anni in modo particolare, quindi mi fa piacere parlarne. Ed è quella dell'emergenza delle case popolari. Perché io ho veramente lottato contro i muri, contro dei muri, mi sembra di andare a lottare contro dei muri di gomma. Questo perché per anni, e l'ho scritto tante volte, solo che purtroppo ho capito che scrivere serve poco, siamo andati, un minuto, faccio velocissimo, parlo velocissimo. Sono andata più di una volta ad Alessandria, c'era il primo, c'era un presidente, poi è cambiato il presidente, le cose non sono cambiate per nulla, gli interventi non sono stati fatti, c'è un palazzo che sta defendendo che ancora adesso è il tetto con cui piove in casa e la manutenzione non è stata fatta. Visto che devo proprio chiudere perché vedo che Pirotti mi fa segno, voglio dire grazie alla diocesi che ha fatto il repertorio, devo dire che sono felice di aver potuto partare le due varianti contro la miopia di quelli che dicevano che ci andavano sugli extracomunitari e non lo volevano, contro la miopia di quelli che volevano il campo di calcio, e sono felice perché veramente darete un grande servizio, senza, oltre a considerare che avete dato anche una mano a rifare la via Nizza, che è una delle vie di entrata principali della città.